Perché ti chiami LED? Allora, il nome LED è stato dato, mi è stato dato, diciamo, dal mio maestro, che nel circa nell'85-86, ora non mi ricordo di preciso, perché praticamente parti LED a quei tempi esistevano poco, perché erano un po' rari in quegli anni lì. Non è come ora che c'è LCD, televisori a LED e altre cose. Però mi viene dato LED perché quando ballavo alle feste o in alcuni locali c'era la palla sferica con le luci mi davano sugli occhiali e il mio maestro mi disse: il tuo nome sarà LED perché, dice, i tuoi occhi, i tuoi occhiali sembrano dei LED che si accendono. E quindi mi disse LED. A che età hai iniziato a ballare? Ma ho iniziato, allora, diciamo, più che ballare è stata la passione che mi ha avvolto a questa cultura. Diciamo, circa nel 79 il Guerriere della Notte che mi introdusse, diciamo, nell'ambiente delle gang, delle bande del Bronx. E ho iniziato a ballare, diciamo, all'inizio degli anni 80, vedendo una persona sulla Rai che faceva un movimento strano, scivolando avanti e facendo dei movimenti inusuali. E io da lì ho iniziato a spostare i mobili e provare, circa 9 anni avevo, 9-10 anni. Cosa rappresenta il ballo per te? Il ballo per me ormai rappresenta la mia vita. Da quando ho iniziato fa parte proprio della mia vita. Se io non ballo sto male, se non sono a contatto con la musica non sto bene, perché fa parte dell'arte e l'arte ne ho bisogno come la mia linfa vitale. E delle volte si cerca di staccare per non fare le routine, però fa troppo parte di me. Il ballo è la vita, e come tante cose, come dipingere, come anche stare con gli amici e altro. E in quante scuole insegni e quanti alunni hai? Gli alunni ora non so di preciso quanti, no, più di 10 e meno di 100 di sicuro. E insegno in 6 o 7 scuole, e più che altro non per insegnare il ballo, ma per insegnare la cultura e, diciamo, le origini di questa cultura, che è un vero e proprio modo di vivere e non solamente una danza. Sola danza, diciamo. Ti senti realizzato o ti manca qualcosa a livello di breakdance? Guarda, a volte mi sento realizzato. Realizzato nel senso della diffusione del messaggio. Nel senso, quando i miei allievi, come te per esempio, ora che mi stai intervistando e facendo delle domande relative a questo, mi sento già soddisfatto. Quando delle persone vengono da me invece e si limitano a fare il corsettino tipo ping pong, tipo cose, non mi fanno domande, per me non ho raggiunto il mio scopo. Partecipi ancora a competizioni? Sì, partecipo ancora a competizioni perché mi piace rimanere ancora, ritrovare ancora il bambino che c'è in me, ritrovare ancora la prima emozione di fare una competizione, anche se ora ho 44 anni. Certamente non lo fo per vincere, ma lo fo solamente per partecipare, forse per dare un messaggio agli altri, ma anche un messaggio a me stesso, che il tempo passa ma la passione resta. Hai altri hobby oltre alla breakdance? Anche troppi. Ho il modelli, vuoi sapere sì, quali? Sì. Ho il modellismo, ho la pittura, mi piace anche la cultura a livello generale, diciamo, però il modellismo, diciamo, è quello, e la pittura è quello un pochino che prevale per me, diciamo. Cosa sono per te i tuoi allievi? I miei allievi sono, diciamo, è un po' difficile, bella domanda questa. Sono un po' come i tentacoli della mia arte, no? Sono un po' come le mie mani della mia arte, in maniera però simbolica, non è
che io sono il burattinaio e loro i burattini, però in maniera artistica, e quando vedo certi atteggiamenti nel modo di ballare, certe attitudini, certi modi di conoscenza, capisco che veramente sono arrivato, e l'arrivare non vuol dire avere successo o fare cose, ma semplicemente entrare in sintonia e aver far capito quello per cui credi. Cosa credi di essere e cosa vorresti essere per i tuoi allievi? Cosa credo di essere ancora oggi non lo so. Penso se uno sa cosa, sa già cosa crede di essere, è già finito. L'essenza è come spiegare che cosa c'è in una canzone, è un sentimento che è in continua evoluzione. E l'altra domanda, scusami. Cosa vorresti essere per i tuoi allievi? Per i miei allievi? Ma vorrei essere. Vorrei essere un esempio, vorrei essere non il solito maestro che fa i corsettini per il dopo lavoro, che fa il maestro, o per il passatempo. Sì, più come anche un passatempo. Più come un idolo. Non un idolo. Vorrei essere una persona che dà forse anche dei trucchi nella vita che ti possano suggerire anche alcuni stratagemmi per non trovarti delle volte in delle situazioni sbagliate. E penso che come ha aiutato me e ha aiutato altre persone, potrebbe aiutare anche altre persone. Questo penso sia il messaggio dell'hip hop. Ok, grazie Led. Okay.